È dedicato al tema dell'occupazione, con particolare riferimento al nuovo avviso Garanzia Lavoro, il quarto workshop organizzato dalla Regione Abruzzo nell'ambito della campagna di comunicazione Per Filo e Per Segno. Lo slogan prende spunto dal filo che gli imbianchini di un tempo tenevano teso sulla parete per creare una linea diretta che andava ricalcata con attenzione. Al di là della radice esegetica, il modo di dire si inserisce nel linguaggio convenzionale per rimandare a concetti di cose e lavori fatti con precisione, meticolosità, attenzione e tenacia. Per filo e per segno abbiamo raccontato tutto quello che siamo riusciti a mettere in campo in questi quasi 5 anni, per filo e per segno tutte le risposte che siamo riusciti a dare alla fragilità. Le politiche sociali possono essere affrontate solamente grazie agli strumenti del lavoro, agli strumenti della formazione. Solo grazie a questo è possibile far uscire dalla fragilità i soggetti appunto che hanno avuto nella loro storia di vita dei problemi o che tuttora ne sono afflitti. Quindi abbiamo raccontato questo, abbiamo raccontato come abbiamo aiutato i giovani ad avvicinarsi al mondo del lavoro, come abbiamo aiutato le donne ad uscire, ad essere più forti e magari ad uscire dal nucleo familiare complicato perché violento, quindi assicurando loro una formazione ed un lavoro. Abbiamo aiutato le mamme, perché molto spesso sono le mamme che lasciano il lavoro per assistere figli disabili ad avere una qualifica. Abbiamo aiutato le persone disoccupate da lungo termine a poter, sempre attraverso gli strumenti del lavoro e della formazione, a poter entrare nel mondo del lavoro. Ci sono molte storie di molte famiglie, di molte persone che sono riuscite grazie a questi strumenti a poter trasformare la propria vita, a poter cambiare la loro storia, che molto spesso è una storia di povertà e che ereditano, no? Che ereditano dai nonni o dai padri, e hanno appunto quindi rimesso in gioco loro stessi e la loro famiglia. Sono stati 12 appuntamenti molto seguiti. Abbiamo deciso di comunicare proprio di persona sui territori, proprio perché spesso non è semplice comunicare questo Fondo Sociale Europeo che ci parla molto spesso in burocratese, diciamo così. Quindi in termini molto semplici, per filo e per segno, abbiamo raccontato questa storia, ma non solo. Abbiamo tentato di raccontare anche le nostre idee per il futuro, perché si sta per aprire la programmazione per i prossimi 7 anni, e quindi dal territorio abbiamo voluto ascoltare idee, abbiamo avuto un confronto per cercare di capire come programmare al meglio i prossimi 7 anni i fondi appunto europei. Devo dire che c'è stato un grande scambio, un grande interesse, e credo che anche la partecipazione di questa mattina numerosa è una testimonianza di quanto si abbia bisogno anche del contatto con la politica, come dire, vis-à-vis, e non tanto quello così a volte utile, a volte inutile dei social. Cosa vi aspettate da questi incontri? Ci aspettiamo che ciascuno riesca a prendere in mano la propria vita per potersi riattivare. Chi da tempo è ai margini della nostra società è più facile che crolli piuttosto che si rimetta, come dire, in moto. Noi ci aspettiamo che... Questi sono tentativi, nessuno ha la bacchetta magica, sono tentativi per far capire però alle persone che le istituzioni non sono così lontane come si crede, ma possono essere davvero utili per far sì che appunto loro possano avere pari opportunità di altri. Promuovere e attuare politiche a favore delle famiglie e dell'infanzia sono priorità della Regione Abruzzo. Dal supporto economico al potenziamento dei servizi, le famiglie possono contare su benefici derivanti dalla promozione di azioni per il contrasto alla povertà, la conciliazione della vita privata e del lavoro, il sostegno ai familiari dei malati.
Abbiamo usato lo strumento del tirocinio, abbiamo consentito a donne vittime di violenza, immigrati, ex tossicodipendenti, ex detenuti, a disoccupati di lungo termine, a giovani e a disabili di poter usufruire di un percorso gratuito di tirocinio e quindi di potersi mettere alla prova all'interno delle aziende. Abbiamo per esempio dato, ma non solo il tirocinio, abbiamo cercato di garantire una formazione gratuita a chi non poteva permetterselo, dando delle qualifiche che nel mondo di, insomma, nella nostra regione, nel nostro territorio sono qualifiche ricercate, come per esempio la qualifica di assistente familiare. È una qualifica ricercata perché è una regione che invecchia, una regione che quindi ha un problema rispetto all'autonomia dei nostri anziani è evidente, e quindi qualificare le persone che devono assistere i nostri anziani credo che sia, diciamo, stata un'ottima idea. Non solo, abbiamo garantito una serie di percorsi per i nostri giovani per avvicinarli al mondo del lavoro, per esempio investendo 1 milione di euro ogni anno sugli istituti tecnici professionali. Sono 5 in Abruzzo, danno 5 risposte diverse in 5 settori diversi, e il risultato qual è stato? Che alla fine dei 2 anni quasi il 90% dei ragazzi ha trovato lavoro, alcuni anche durante i corsi degli ITS. Insomma, queste sono state le risposte, i numeri sono soddisfacenti, quindi sono molto felice. Corsi, seminari, formazione imprenditoriale e professionale funzionano davvero se esiste una rete capace di collegare istruzione e fabbisogni delle imprese. La chiave per assicurare un futuro migliore ai cittadini è la capacità di intercettare la necessità delle imprese. Ed è su questo modello che si muove l'Abruzzo. Il titolo del workshop di oggi è Lavoro, creare opportunità con il Fondo Sociale Europeo, con un focus specifico sul nuovo bando Garanzia Lavoro. Grazie a, diciamo, l'assistenza della dottoressa Maria San Benedetto spiegheremo che cosa significa e quali opportunità daranno questi 12 milioni di euro. L'avviso è rivolto alle aziende. Sono le aziende che devono rispondere e che potranno attraverso questi fondi assumere disoccupati residenti in Abruzzo, perché sono comunque fondi dedicati agli abruzzesi. Inoltre, come dire, il sistema del lavoro chiaramente considera per qualsiasi tipo di tutoraggio, diciamo così, potranno rivolgersi ai centri per l'impiego e alle APL, quindi alle agenzie per il lavoro, che daranno appunto un sostegno tecnico per aiutare le imprese ad orientarsi meglio e a rispondere bene all'avviso. L'avviso ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della disoccupazione, quindi il più possibile di favorire l'occupazione stabile a tempo indeterminato dei disoccupati abruzzesi. I destinatari sono i disoccupati abruzzesi. Rispetto al bando precedente, la platea si amplia molto di più. Il bando precedente era rivolto ad over 30. Adesso ci rivolgiamo a tutti i disoccupati dai 18 anni di età in poi. I target di riferimento che ci stanno più a cuore sono le donne e gli over 50, che sono quelli più difficilmente collocabili sul mercato del lavoro. Per questo incentiviamo con maggior forza l'assunzione di queste categorie di soggetti. Ci rivolgiamo anche alle imprese, perché il lavoro si crea se c'è una domanda di lavoro da parte delle imprese, e tramite l'incentivazione economica noi cerchiamo di stimolare e favorire le assunzioni. L'incentivo economico è stato quantificato in 2 diversi importi. Diamo un incentivo di 8.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato di uomini da 18 ai 49 anni. Per quanto riguarda invece le donne di qualsiasi età e gli uomini over 50, il contributo sale a 10.000 euro. Quindi questo è il finanziamento che viene offerto alle aziende, chiaramente per abbattere il costo del lavoro. Chiaramente i contratti dovranno essere contratti stabili a tempo indeterminato, anche di tipo part-time, purché superiore al 75% dell'orario di lavoro. L'altro gruppo di riferimento dell'avviso è la rete degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, quindi parliamo di centri per l'impiego, parliamo di agenzie private accreditate dalla Regione Abruzzo, ne sono 39 più 15 centri per l'impiego. Svolgeranno un ruolo molto importante, che è quello di favorire l'incrocio domanda-offerta, quindi saranno un punto di riferimento sia per i disoccupati sia per le imprese che vogliono assumere. Il disoccupato, come ha già accennato prima anche la dottoressa Sclocco,
o ha la possibilità di proporsi direttamente ad un'azienda che conosce, un datore di lavoro con cui può anche aver avuto una precedente esperienza, oppure in assenza di questa possibilità dovrà rivolgersi, dovrà attivarsi, quindi rivolgersi o ai centri per l'impiego. Tra l'altro ai centri per l'impiego un passaggio è doveroso perché chiaramente va verificato il requisito di disoccupazione, oppure alle agenzie del lavoro che offriranno un servizio di accompagnamento al lavoro che viene anche remunerato con le risorse del Fondo Sociale Europeo. Il bando prevede tantissime risorse, sono 12 milioni, è diviso in due diversi avvisi. Sono due diversi avvisi perché prevedono due diversi regimi di aiuto. Il de minimis, l'avviso A, in cui ci sono più risorse, circa 7 milioni, altri 5 milioni, regimi di aiuto in esenzione. Diciamo, si è deciso di proporci con due diversi avvisi per consentire il più possibile alle aziende di partecipare, in quanto magari anche le aziende più strutturate, più presenti sul territorio, che hanno già usufruito di precedenti agevolazioni, hanno colto diverse altre opportunità che sono anche offerte dal FESR, magari hanno superato il tetto del de minimis, il plafond dei 200.000 euro nel triennio, quindi sarebbe inibita per loro la possibilità di accedere, hanno la possibilità di utilizzare l'altro avviso. Chiaramente sono due avvisi che fanno riferimento a discipline diverse, quindi ci sono delle peculiarità, delle differenze che magari potrò sintetizzare, diciamo, sugli aspetti più importanti. Per quanto riguarda l'avviso in de minimis, si rivolge a tutti i disoccupati a prescindere dall'anzianità di disoccupazione, cioè si può anche avere un solo giorno di disoccupazione per essere incrociato ed essere ammesso a finanziamento per un'azienda. Invece nel bando aiuti in esenzione la categoria di soggetti che ha un'età compresa tra i 25 e i 49 anni dovrà aver maturato almeno 6 mesi di anzianità di disoccupazione. Un'altra agevolazione in più offerta dal bando de minimis è la possibilità sia di proporsi con una nuova assunzione a tempo indeterminato, ma anche di prevedere una trasformazione. Se si ha già un lavoratore in organico in azienda con un contratto a tempo determinato, si può passare all'assunzione a tempo indeterminato e quindi anche questa vedrà il finanziamento con il contributo di 8.000 o 10.000 a seconda del destinatario.